Bella ragazzi, buongiorno. Oggi è il 29 di giugno, siamo arrivati a una nuova puntata. Oggi, vabbè, un po' in ritardo, ma ci sono state un po' di cose da fare, diciamo, negli ebook che adesso comunque brevemente vi accennerò. Allora, la puntata di oggi è per quanto riguarda l'eroe nuovo. È passato qualche giorno da quando è uscito e volevo insieme a voi raccontarvi un po' alcune cose. E tra l'altro provarlo, allora io non ho ancora avuto modo di provarlo, l'ho solo comprato, l'ho giusto potenziato un attimino e quindi la puntata di oggi è appunto legata al nuovo eroe. Allora ragazzi, prima di iniziare voglio fare un augurio ai nuovi IV, si sono aggiunti degli IV, quindi siamo arrivati fino alla IV7, vediamo se ho ancora se mi sono salvato la posizione, perché io gioco da telefono e ogni tanto da computer, a volte salvo da una parte. E poi non mi tiene memorizzato nell'altra parte. Ok, V6. Allora abbiamo gli V6 e gli V7 che sono entrati da noi. Quindi un grande in bocca al lupo agli V6. Questi sono gli V6. Gli V7 non so dove si stanno mettendo. Probabilmente a Fortecelo. Andiamo a vedere se ci sono a Fortecelo. Infatti a Fortecelo ho fatto fare un po' di spazio per metterci un po' di gilde. Finita la festa delle gilde arriveranno anche gli V8 che voglio salutare. Praticamente sono i Puffin Cazzusi, magari, ma un bellissimo nome, sono una gilda storica anche loro, e quindi niente, faranno parte della IV Family, quindi tanti auguri a loro, tanti auguri a noi e benvenuti a tutti gli IV che ultimamente stanno facendo le richieste per entrare da noi e noi comunque alcune volte decidiamo di accettarle, invece alcune volte no, in quanto magari sono gilde appena nate, dove il loro potere è così basso, che comunque venendo nel K58 rischiamo soltanto di far perdere un po' a loro la voglia di giocare, nel senso che uno che ha un castello da 300K e magari il castello è a livello 10, è chiaro che non può venire in un regno avanzato, quindi il consiglio è quello di stare nel proprio regno finché c'è lo scudo che li protegge. E divertirsi quanto più possibile. Allora, tornando a noi, andiamo a vedere la super patatona, chiamiamola così, vediamo dove ce l'ho. Andiamo a vedere un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche. Intanto vi aggiorno, siamo ancora in festa di Gilda, anzi, andiamo prima di farvi vedere l'eroe, andiamo a vedere un attimino qual è l'avanzamento. Poi ci sarà una puntata mirata e speciale apposta di festa di Gilda, ragazzi, come potete vedere siamo primi nel Gauntlet super avanzato. Oggi giovedì abbiamo già raggiunto gli 83.000 punti. Siamo fortissimi, ragazzi. Alcuni l'altra volta non hanno visto i premi perché il video è risultato un attimino tagliato. Velocissimamente farò una scorciatura di quelli che sono i premi. Come potete vedere arriviamo fino al rango 24. I premi ultimi finali sono questi, ragazzi. Due acceleratori da 3 giorni non è roba poca, nel senso che come volete sapere 7 giorni costano 10.000 gemme, quindi ragazzi non è poco. Andiamo a vedere solo qual è il premio del primo posto, 3.600 gemme che non sono poche, un altro giorno di acceleratore, 2 da 24, quindi in sostanza abbiamo 5 giorni e alcuni piedi alati, quindi questi sono i premi. Allora, non ci perdiamo in chiacchiere, torniamo dalla nostra patatona. Scusate se la chiamo patatona, a me piace chiamarla patatona perché è una patatona. Eccola qua. Allora, come potete sapere, io gli eroi li compro 5 euro alla volta, nel senso che lo ripeterò sempre, ogni volta che si compra il pacchetto l'eroe sale praticamente di prezzo, quindi adesso mi sembra che le medaglie al primo step siano 15, secondo step diventano, ve lo faccio vedere subito. Adesso voi vedrete una valuta strana, ma perché da PC non ho capito perché mi esce sta valuta, però io acquisto in euro, quindi come potete vedere comunque la valuta è 21 euro, sono 20 medaglie, e quindi aumenta. Io preferisco aspettare, la ritrovo a 5 euro, 15 medaglie. Allora, torniamo dalla nostra patatona. Dove sta la nostra patatona? Eccola qui. Poi un giorno vi farò anche la puntata speciale su questa. Anche questo l'ho comprato, non ho ancora avuto modo di provarlo. Allora, questa è la patatona. Allora, mi manca solo questo oggetto. Vediamo se. No, me ne mancano tanti, quindi non ci arrivo. Peccato, se no vedevamo le caratteristiche, diciamo, finali. Allora, andiamo subito insieme a vedere quali sono le sue abilità.
Queste sono le abilità, quindi è un eroe fantastico, ragazzi, è un eroe veramente fantastico in quanto è un eroe generico e dà al grado, all'ultimo grado leggendario, dà un 20%, ragazzi, che è tantissimo, ragazzi. Un giorno, a breve, cercherò di farvi un video specifico sugli eroi, almeno cosa comprare, cosa non comprare, e basta. Allora, andiamo a vedere quali sono le abilità. Ok, allora. Interessante questa abilità, quindi immagino che sia un eroe abbastanza valido, non per gli scenari, ma a mio avviso sembrerebbe molto valido per il Colosseo, in quanto disabilita le guarigioni sui vari prima donna e soprattutto tessitrice. Magari l'andremo a provare, giuro che non l'ho ancora provata. Abbiamo un'area benedetta, che cosa dà? Aumenta forza, quindi è buono per i tank. Evoca una maledizione sul bersaglio causando danni ai nemici in un'area, riducendo l'attacco per 5 secondi, quindi praticamente aumenta l'attacco dei miei tank con l'altra magia e diminuisce l'attacco dei tank avversari. Allora, aumenta anche gli attacchi magici, quindi è buono anche da permettere gli attacchi magici. Ragazzi, allora facciamo una cosa. Proviamo un attimo in Colosseo, anche se è bianca. Vediamo un attimo, Jumpy è della mia gilda. Noi ci possiamo attaccare, però non voglio attaccarlo. Vediamo questo. Tessitrice. Allora, ragazzi, proviamolo con Tessitrice. Quindi, vediamo un attimo che cosa usare. Allora, molto probabilmente se io la vado a mettere qua, Torcidemone va a rompere le scatole immediatamente a lei. Però dobbiamo provarla. Allora, proviamola immediatamente. Eccola qua. Mia patatona, proviamo la patatona e vediamo che cosa succede. Come potete vedere, il potere è più o meno uguale. Io ho un errore bianco. Allora, io mi immagino di buttare giù immediatamente Tessitrice. È andato dall'altra parte, sto fetente. Però vabbè, vediamo. Ecco, è perfetto, ragazzi. Sta curando e niente, non è servito assolutamente a niente perché la mia patatona è partita praticamente dopo. Adesso, se cura. Abbiamo 8 secondi dove non può curare. Qui ci stiamo praticamente scassando. Vediamo quello che succede. La mia patatona è morta. Allora, questi sono i miei compagni di gilda, sono in astinenza, stanno aspettando tutti l'osservatore, ragazzi. La gilda ha superato i 9 miliardi di potere. Noi ricordo che ogni festa di gilda comunque facciamo un miliardo di superpotere. Allora, per il momento è stata una chiavica la cosa. Andiamo a cambiare. Allora, qui cosa abbiamo? Perfetto, qui abbiamo prima donna e abbiamo. Proviamola così. Adesso non abbiamo assolutamente Torcidemone che ci viene a dare fastidio, quindi proveremo la nostra patatona con questa formazione. Voglio sperare che inabidisce scusate le parole, l'italiano scorreggiuto. E niente, non serve a niente perché la cura la fa, ragazzi. I tempi sono da mettere un po' a posto per essere valido in Colosseo. Quindi per ora è un fallimento. Vedi, non fa assolutamente niente, ragazzi. Non fa assolutamente niente. Che cosa serve? Cosa sta facendo? Boh. Cosa fa? Niente. Allora, bisognerebbe provarla a qualche grado, diciamo, migliore. Adesso comunque. Niente, ragazzi, non mi piace. Giusto, voglio fare una prova togliendola. Vabbè, dai, non perdiamo tempo. Poi mi farò io i miei colossi. Esattamente come voglio farlo. Allora, torniamo al mio eroe e vediamo quali sono le sue caratteristiche quali sono i suoi attributi, scusate. Comunque per ora una delusione. Allora, attributi base. Allora, questi sono gli attributi base. Quindi guardateli, studiateli e vedeteveli. Andiamo a vedere, questi li abbiamo già visti. Vabbè, questa è la sua, diciamo, biografia. Va bene, allora l'abbiamo vista, andiamola a provare magari in un scenario, prendiamone uno a caso, facciamoci subito una bella figura.
Anzi, no, prendiamo uno scenario un po' normale. No, 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 è meglio, avete ragione, ragazzi. Avete ragione, ragazzi, sono da solo, parlo pure da solo. Allora, andiamo a provare a fare uno così. Tutti gli eroi devono sopravvivere. Impostazione stretta. Allora, proviamo subito. Vediamo chi mettere. Prima donna, dove sta? Prima donna, dove sta? Eccola qui. Mettiamo solo un tank. Questo togliamocelo. Cavalle rosa. Dov'è cavalle rosa? E qua? Ah, ok, ce l'ho dentro lo sgabuzzino. Vabbè, non mi interessa. Adesso tanto dobbiamo solo provare, quindi anche se perdiamo non mi interessa. Però mettiamo questo, quindi un curatore, un mago. Metterei ancora uno cattivo, mettiamo Colossus, mettiamo Centauro e ragazzi proviamo un attimo così, tanto è una prova, vediamo qual è la sua resistenza, ma alla fine nei scenari, quando fa la sua super, in pratica, cioè inibisce la cura, quindi può essere utile per quei scenari dove c'è prima donna che curano, quindi poco prima che cura la si clicca, cioè l'unica. Vedete, cioè non fa niente. Cosa fa? Cucù. Ha fatto del danno, forse. Dopo vediamo se fa del danno. Comunque come eroe è valido perché è un eroe che dà appunto addestramento, che è molto importante l'addestramento, veramente. E dopodiché è un eroe molto valido per quanto riguarda gli eroi, quelli che vengono definiti standard. È molto utile avere eroi standard, in quanto magari si perde qualche cosina sulle cose mirate in pratica, no? Nel senso che un full cavalli magari è più potente come tipologia di cavalli, però ricordo sempre che uno, diciamo, un po' generico, intanto disorienta un po' un nemico che non sa esattamente quale può essere il vostro schieramento, e poi è un eroe che comunque è abbinabile con tutto e va bene così, no? Nel senso che è molto, molto valido. Allora, niente, abbiamo fatto la nostra prova. Per quanto riguarda il Colosseo, a mio avviso è sembrata una delusione. Per quanto riguarda lo scenario, anche a me è sembrata un po' una chiavica. E se ci so, ci, se ci sarebbero, se ci fossero degli aggiornamenti, in quanto magari aumentando diciamo, il potere di questo eroe, magari vi aggiornerò, magari provandolo ancora più avanti, se fosse un eroe valido, darò sicuramente il mio giudizio positivo. Ma così alla veloce non mi è assolutamente sembrato un eroe molto, molto convincente. Allora, il video è finito qua, se vi è piaciuto un like, ragazzi, e bella a tutti e alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.